Tutti ben ritrovati per il nostro corso di grammatica inglese. Allora, oggi parleremo del tempo futuro. Stiamo guardando appunto i tempi verbali nella loro globalità. Abbiamo fatto due video riguardanti i due tempi presenti, quindi present simple e present continuous. Poi abbiamo fatto altri due video per parlare dei passati, quindi simple past e present perfect. Poi abbiamo comparato il present perfect simple con il present perfect continuous. Oggi parleremo dei futuri. Allora, il futuro in inglese si traduce essenzialmente con due forme, tre se vogliamo, beh, perfino quattro. Adesso vediamo di che cosa stiamo parlando. Confrontiamo intanto le due forme principali. Il futuro, che forse verrà in mente a tutti, quando parliamo appunto del futuro inglese, tutti quanti forse pensiamo immediatamente a questa forma, è il cosiddetto futuro con will. Will è appunto un verbo che ha le stesse caratteristiche dei verbi modali e quindi, come tutti i verbi modali, prevede dopo di sé una forma base del verbo, quindi un infinito senza la preposizione to. Ok? Quindi in questo caso you will go, ok? Tu andrai. Possiamo trovarlo in questo modo, possiamo anche trovarlo con una contrazione, quindi you apostrofo ll, ok? Che sarebbe will, ma soltanto le ultime due lettere, ok? La doppia L finale, you will go, ok? Will appunto non ha una traduzione, spesso mi si chiede ma come traduciamo will? Beh, al di là del fatto che will è uguale al sostantivo will che significa volontà, ma non c'entra nulla, questo è un verbo, non ha traduzione, non ha significato, serve unicamente per cambiare semplicemente una funzione grammaticale, quindi cambiare il tempo verbale del verbo significante, che è il verbo che segue in forma base, ok? Ha un suo passato, quel suo passato è would, ok? Che noi useremo per formare il condizionale, ma questo per intanto non ci interessa. You will go, forma affermativa. Lui è uguale in tutte le persone, quindi non prende la S della terza persona, non fa nulla, quindi I will go, you will go, he, she, it will go, ok? We will go, you will go, they will go, e resta sempre assolutamente identico. Per le forme interrogative, le forme negative, non si farà altro che spostare il nostro will, che in questo caso lavora in funzione di ausiliare, quindi si sposterà lui per le questions, quindi per le domande prima del soggetto, e quindi will you chiaramente soggetto, go. Per le negative ritorna nella sua posizione, quindi prima della forma base, ma diciamo viene accorpato con la particella not, ok? Con la particella negativa not, e quindi mi diventerà you won't go. Occhio alla pronuncia, won't go. A volte mi si chiede come si fa a distinguere want nel senso di will negativo rispetto a want nel senso del verbo to want, volere, semplicemente dalla forma. Esempio, in questo caso you won't go sicuramente sarà un futuro negativo, ovviamente. Se invece io dicessi you want to go, ok? In quel caso c'è quel to che mi segnala che il verbo prima non è will, perché will non potrà mai avere to dopo di sé, ok? Quindi in quel caso sarà il verbo want, sarà il verbo volere. C'è una differenza anche nella pronuncia, ma è talmente minima che per i principianti è molto più facile riconoscerlo così. Ora, quando lo utilizziamo poi effettivamente questo will rispetto alle altre forme? Lo utilizziamo essenzialmente in tre circostanze. Quando si tratta di decisioni estemporanee, così ce le definiscono le grammatiche. Le possiamo definire in inglese sudden decisions, quindi decisioni improvvise. Estemporanee significa decisioni del momento, che non sono not planned, che non sono programmate in precedenza, ma che vengono prese nel momento stesso in cui sto parlando. Vi faccio un esempio. Qualcuno mi dice, deve esserci naturalmente un'interazione, un contesto per capire se sono o non sono programmato, uno dice today I'm going to have a party, ok, at home, would you like to come? E io risponderò oh sure, I will come. Ok, in questo momento mi viene detto oggi faccio una festa a casa mia, vieni, verresti? E io risponderò sì, certo, verrò. Verrò. Chiaramente questa decisione è naturalmente un'azione del futuro, ma non è una decisione che ho programmato prima, come avrei potuto, non sapevo neanche che ci fosse la festa, d'accordo? E quindi chiaramente sarà una decisione estemporanea, presa nel momento stesso in cui sto parlando, quindi sarà sicuramente will, perché non è stata programmata in precedenza.
vale anche per quelle azioni che noi spesso traduciamo in italiano con il presente. Faccio un esempio: ci fosse qua qualcuno che mi dice, oh, it's hot here, ok? The air is stuffy, ok? Cioè, qui è caldo, c'è l'aria viziata, no? E allora dico, ah, in italiano diremmo apro la finestra. In inglese no, perché comunque il fatto di aprirla, anche se è un secondo dopo rispetto al momento stesso in cui io sto parlando, comunque è un'azione nel futuro, anche se mi sto già alzando per andarla ad aprire, comunque avverrà qualche istante dopo, quindi è comunque un futuro. Ed è naturalmente una decisione estemporanea, perché in questo momento tu mi hai detto che hai caldo e che l'aria è viziata, quindi in questo momento io mi alzerò e dirò I'll, parlando sicuramente, I'll open the window, ok? Quindi decisioni estemporanee, sudden decisions. Seconda possibilità per le ipotesi. E ancora, usiamo sempre will per provisions, predictions, forecasts, ok? Per previsioni, per tutto quello che prevede qualcosa nel futuro. Chiaramente, essendo una previsione, non c'è certezza, ok? E quindi, non essendoci certezza, non sarà qualcosa di programmato come nell'altro caso, sarà sicuramente un qualcosa di più incerto, quindi naturalmente varrà will. Non lo so, semplicemente guardando fuori dalla finestra la mattina dirò, oh, this will be a sunny day, oppure it will rain, ok? È una previsione che faccio, ok? O the exam will be very easy, l'esame sarà molto semplice. Ma io prevedo, penso, mi immagino, credo, spero, probabilmente, d'accordo? Quindi sicuramente will. Lasciamo un attimo perdere questo qui sotto, andiamo a fare il confronto con il suo omologo dall'altra parte della lavagna, che è questo. La locuzione be going to. Be going to con l'infinitive, che è di nuovo il nostro infinito, la nostra forma base, perché il to l'abbiamo già dentro la locuzione. La forma soggetto be going to con l'infinito, ok, viene utilizzata al contrario del will per planned action, per azioni programmate, decise, fissate prima del momento stesso in cui io sto parlando, ok? Quindi decisioni che vengono prese in the past, ok? Che sono già state prese nel passato. State veramente attenti alla forma del be going to, perché per esperienza di insegnante posso dire che quando si nomina questa locuzione, questa forma, molto spesso gli studenti la ricordano come, ah sì, quella del going to, che va benissimo, perfetto. Però non è solo quella del going to, è quella del be going to. Ricordatevi questo verbo essere, ok? Perché è lui il verbo coniugato. Se voi ve lo dimenticate, perché ricordate soltanto going to, il verbo significante, manca il verbo della frase. È come dire io andando, dormendo, cioè, e manca in realtà il verbo coniugato della frase, d'accordo? Quindi è fondamentale, ok, ricordarsi assolutamente be going to, cioè il verbo essere, che deve sempre essere espresso. Devo sempre avere un verbo coniugato nella frase, a meno che non sia implicita. Quindi you are going to come, ok? Vuol dire che hai già programmato di divenire, che questa è un'azione che hai già preso in precedenza, ok? Verrai, ovvio, anche questa è una domanda che mi viene fatta, come faccio a tradurlo diversamente? Non posso, in ogni caso tradurrò comunque con un infinito italiano, a meno che per qualche motivo non voglia enfatizzare, quindi debba utilizzare delle locuzioni che facciano capire che l'azione è stata programmata prima, ma in buona sostanza vengono tradotti tutti e due con dei futuri italiani, d'accordo? L'attenzione è nel momento stesso in cui scegliamo il tempo inglese, come sempre, come dico sempre, dobbiamo pensare al contesto, ok, nel tempo inglese, che è diverso, o in questo caso addirittura non c'è distinzione rispetto a quello italiano. Allora, you are going to come, come facciamo a formare le questions, quindi le interrogative, oppure le negative forms, quindi la negativa? Allora, in questo caso anche ho il mio verbo essere, di nuovo fondamentale, il mio ausiliare essere, che quindi farà tutto, ok? Farà tutto da solo. Per le domande si sposterà prima del soggetto come di consueto, quindi are you going to come? Are you? You è il soggetto, are mi va prima. In questo caso una seconda persona, ma potrebbe essere he is going to come, allora mi diventerebbe is he going to come, naturalmente, verbo essere. E la negativa, stessa cosa di sempre, farà sì che il verbo essere si fonda con il not, quindi con la particella negativa, e mi diventerà you aren't going to come.
oppure I am not going to come. Ricordiamoci che am è l'unica forma del verbo essere che non può contrarsi con not. Non posso dire I am't, per capirci, d'accordo? Se vogliamo fare una contrazione, casomai dobbiamo farla tra I e am. I'm not going to come, eventualmente, o se no, I am not going to come. Tutte le altre forme, you aren't, he isn't, o she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't, possono tutte quante comunque fare contrarsi, avere la forma contratta col not. Quindi, you aren't going to come. Azione programmata in precedenza, hai già deciso che non saresti venuto, sostanzialmente. Questo contesto di azioni che sono già state prese, ok? Per la festa di prima, l'esempio che ho fatto riguardo alla festa di prima, potrebbe esserci un contesto di questo tipo. C'è un altro amico che mi dice: Oh, can we go to the cinema today? Okay, or this evening, tonight? Possiamo andare al cinema oggi, questa sera, questa notte, questa sera? E io rispondevo: Oh, I can't, non posso venire con te al cinema. I am going, ok? To go to Anne's party, ok? I'm going to go, quindi andrò alla festa di Anne, ma non lo sto decidendo ora, ti sto rendendo partecipe del fatto che questa decisione, questo programma ce l'avevo già in precedenza. Ora, la stessa cosa, cioè di un'azione programmata, la troviamo anche con un altro modo di poter esprimere il futuro, ovvero con il present continuous. Noi del present continuous abbiamo parlato diffusamente nella seconda lezione, prima e seconda, ma soprattutto seconda lezione di grammatica inglese, e abbiamo spiegato molto bene come si forma, eccetera. Quindi se aveste qualche domanda o qualche perplessità o non vi ricordaste bene come si forma la forma ining nelle varie eccezioni e quant'altro, potete andare a vedere la lezione appunto 2 in cui spiego diffusamente questa cosa. Il present continuous, quindi che ormai conosciamo molto bene, può essere utilizzato nella stessa funzione di futuro, sempre riguardo un'azione programmata. E quindi voi mi direte che differenza c'è? Allora, al di là del fatto che il present continuous è un pochino più breve e quindi qualche volta viene utilizzato per ragioni semplicemente di brevità, di semplicità, di rapidità, sappiamo che l'inglese è una lingua che tende molto alla rapidità. Però al di là di questo c'è in realtà una sfumatura reale nel significato. La forma called be going to tende ad esprimere una decisione, un programma che viene fatto in modo soggettivo per un qualcosa che noi desideriamo o non desideriamo, se fosse una frase negativa. E la forma col present continuous invece tende a essere una forma legata a un qualcosa che viene programmato indipendentemente dalla nostra volontà. Esempio, se dicessi tomorrow I've got my English test, so I'm going to study hard this afternoon, ok? Quindi domani ho questo compito, questo test di inglese, quindi studierò duro oggi pomeriggio, studierò tanto, studierò. Ora, in questo caso è un qualcosa che io ho intenzione di fare, che evidentemente ho programmato prima, ma che ho intenzione di, perché sapevo che c'era il test, ok? Quindi l'ho programmato in precedenza, ma è una mia intenzione quella di farlo. Invece, se fosse una azione che appunto non dipende da me, ma dipende da qualcun altro, potrebbe essere così. Magari la mia insegnante ha già stabilito che domani avrebbe spiegato il futuro, ok? Lo comunico a un mio compagno e dico: She is explaining, okay, the future tense tomorrow. Ok? Lei lo farà. È un'azione programmata, quindi sicuramente un present continuous, ma non c'è una mia intenzionalità sostanzialmente. Questa è un po' molto, diciamo, semplificatamente la differenza tra i due. Insomma, poi ci sono varie sfumature di enfasi, chiaramente che sono maggiore nel be going to. Comunque, sostanzialmente è be going to un qualcosa di più soggettivo, present continuous un qualcosa di meno soggettivo, ma in entrambi i casi azioni comunque, quindi vedete, less subjective decision, quindi una decisione meno soggettiva per il present continuous, ma in entrambi i casi comunque decisioni programmate. Ultima cosa, avevamo abbandonato questo piccolo riquadro rosso. Allora andiamo a vedere che cosa c'è scritto. Present simple, il presente semplice. Si può usare per esprimere il futuro? Sì, ma lo si usa in particolare quando si tratta di orari. Per esempio, io ho fatto un esempio con l'orario del treno. The train leaves
at 9 a.m. Ok, può essere un'azione generale, ma posso dire anche the train leaves at 9 a.m. tomorrow. Ok, quindi domani partirà alle 9. Domani parte alle 9. Ora, in italiano anche possiamo farlo, in inglese è addirittura preferibile. Quando si tratta di orari, di questioni appunto di timetables, come direbbero loro, è preferibile addirittura utilizzare il present simple, ok? Piuttosto delle altre forme, ok? Sebbene sia un'azione evidentemente programmata, ma non userò mai be going to o il present continuous. Benissimo, quindi questi sono i futuri in inglese, ok? Se avete qualsiasi domanda, come sempre, scrivetemela nei commenti. Se avete qualsiasi richiesta anche per qualche argomento che vi interessa sentire subito, io piano piano affronterò un pochino tutti i principali argomenti di grammatica, ma qualcosa che vi interessa o avete bisogno di sapere subito, scrivetemelo nei commenti. Io naturalmente, come faccio già per il corso di tedesco e per il corso di letteratura, cerco di soddisfare le vostre richieste il più presto possibile. Iscrivetevi al canale, se avete piacere condividete e come dico sempre, più siamo meglio è e meglio riusciamo a lavorare tutti insieme a formare un bel gruppo di studio compatto, unito e naturalmente sono a vostra disposizione per qualsiasi necessità. Grazie infinite e a presto. Bye!